Allora, mister, è stata una settimana di allenamenti, si torna a giocare al Palapanini, come avete lavorato? Cosa si aspetta? Aspetta una partita difficile perché loro sono veramente una buona squadra, giovane, giocano parecchio veloce, hanno un paio di attaccanti molto molto fastidiosi, l'hanno dimostrato nelle prime 2 giornate. Noi siamo andati avanti sul nostro percorso cercando di sistemare alcune cose che ovviamente domenica non sono andate e in buona parte è un atteggiamento troppo poco aggressivo. Abbiamo lavorato parecchio da questo punto di vista, cercando di essere molto più aggressivi anche noi in palestra, tra di noi nel nostro allenamento, perché dobbiamo affrontare le partite in maniera assolutamente più aggressiva. E Busto è una squadra che si è rinnovata, c'è qualcosa che temi in particolare? Sì, si è rinnovata tantissimo e come dicevo sono una squadra giovane, il loro posto che ha vinto il miglior giocatore, miglior giocatrice del Grand Prix quest'estate, è sicuramente un giocatore di un livello altissimo, gioca molto veloce, tira molto forte, dobbiamo darci molta molta attenzione. Due partite al Palapanini, Busto e poi l'intorno infrasettimanale con le ragazze del Club Italia, un'occasione per punti importanti. Ah sì, decisamente, anche perché poi sabato, dopo mercoledì, andremo a giocare a Novara e questo ce lo siamo detti all'inizio di questa settimana. È andata come è andata, purtroppo la partita con Montichiari, adesso ci rimaneva questa settimana per lavorare, per preparare queste 3 partite. La prima è con Busto, poi velocissimamente preparare la partita con Club Italia, cercando di portare a casa più punti possibili e in un giorno seguente preparare velocemente la partita con Novara, che sarà la sfida sicuramente più difficile di questo inizio stagione. E quindi questa sicuramente è stata la settimana più importante da quando è iniziata l'anno.